E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sempre qua dal divano. Dunque quest'oggi ragazzi vi faccio vedere come faccio i miei salvavita personalizzati. Dato che ho notato che si confrontano quasi ad armi pari, se non di più, dipende un po' dalla situazione, con i salvavita tradizionali, oggi andrò a spiegarvi come farli. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Dunque superiamo i 120 mi piace per altri tutorial del genere e dunque direi via con la sigla. Come vedete qua abbiamo una base che per farvi vedere abbiamo, vabbè, il piombo che utilizzo soprattutto per farmi la lenza per tenere il filo in tensione, però uso di solito piombi fluo, questo infatti è fluo, moschettoncino, lenza del 35/40 e poi un numero variabile dai 3 ai 6 ami. Sugli ami vado a mettere la perlina, che è la perlina in silicone glow Tubertini, in questo caso una 6 mm, amo a paletta o occhiello non cambia, e come esca ci metto su il mini worm della Tubertini, della Seika, che nelle colorazioni adesso non mi ricordo quali colorazioni in particolare rispetto ad altre, però rosa, bianco e traslucido, che è un bianco perlato, sono fluo, molto importanti per la pesca del sugarello, dello sgombro, comunque di tutti quei pesci cui necessita la tecnica Sabiki. Come funziona? Allora, trave del 40, che può essere vi consiglio una misura tra il metro e mezzo e i 2 metri, perché se lo facciamo molto compatto con più esche risulta ancora più attrattivo perché sembra un piccolo banco di pesce. Vi consiglio soprattutto gli shad, i mini worm, perché fanno molte vibrazioni e ho notato che ho provato a fare vari esperimenti mettendo varie esche e sono gli shad che hanno preso di più, per questo ce li ho montati. Allora andiamo ad appoggiare. Come faccio? Beh, il piombo me lo tengo, che torna utile. Prendo circa 1,5 m di 0,40. Allora, da una parte faccio l'asola per il moschettone che andrà diretto in canna. Dopo poi voi potete metterci una girella o quello che volete. Però io preferisco l'asola perché all'altra estremità metterò il moschettone in modo che li riconosco subito, prendo la lenza, attacco il moschettone che ho in canna e sono a posto. Ok, asola. Dopo l'altra estremità. Moschettone, ok. Facciamo un nodo Palomar al moschettone, potete fare quello che volete, poi voi quello che preferite, io faccio il Palomar per star veloce e avere un nodo che abbia una gran tenuta. Quindi prendo il mio boss del 30 e quindi ci leggo il mio amo. Vi consiglio di fare il nodo classico anche sugli ami ad occhiello perché in questo modo rimangono in linea con l'amo. Quelli, se fate un nodo Palomar su un amo ad occhiello, può risultare che si muova e quindi potrebbe fare una presentazione non corretta. Una volta legato il nostro amo prendiamo circa 10-15 cm, dopo prendete sempre un pochino di più ovviamente di quanto volete fare il cavetto. Allora prendiamo la nostra lenza madre, prendiamo con un dito, lo giriamo una volta, lo giriamo 2 volte, prendiamo il sopra o il sotto della nostra lenza perché in base a come lo fate da un verso o dall'altro verrà giusto. Quindi con il nostro capo della lenza tiriamo in modo da formare una piccola asola. In questa asola andremo ad inserire il nostro cavetto, però prima mi dimentico,
mettiamoci la perlina in silicone fluorescente, che male non fa. Prendiamo il nostro cavettino, mettiamo la perlinetta, vi consiglio di metterla in testa all'amo per fare un bel contrasto anche, ok? Fatto passare nell'asolina e regolata la distanza, tiro bagnando. Ecco, adesso ha fatto toc, vuol dire che il nodo è riuscito. Come vedete, allora intanto è bello saldo e non si muove, però c'è questo lato che è il senso giusto e questo che è il senso sbagliato perché va a toccare il filo. In base a se state partendo da sopra o da sotto, basta prendere il sopra o sotto della lenza. Adesso ve lo faccio vedere meglio il nodo. Facciamo col secondo cavetto. Allora, prendiamo la distanza che vogliamo, prendiamo il filo, di qua c'è il piombo e di qua c'è l'asola che andrà al molinello, facciamo un giro, secondo giro, dopo andiamo a prendere il filo, questo qua è il filo tirato dal piombo, iniziamo a tirare, si andrà a formare quindi questa asolina qui, in cui noi andremo a inserire il nostro terminale. Regoliamo la quantità di filo che vogliamo, bisogna stare attenti che non vadano in conflitto uno con l'altro. Tiriamo, ve lo faccio rivedere allora, prendiamo il nostro filo, meglio metterlo in tensione, prendiamo con il dito il filo, lo prendiamo, facciamo uno e due giri, poi in questi due giri andiamo a prendere il capo che arriva dal piombo o dall'asola, andiamo a formare questa piccola asola, poi su questa piccola asola andiamo a inserire il terminale e poi prendiamo i due estremi della lenza madre e andiamo a tirare e farà un rumore tipico di quando viene il nodo, un bel toc secco. Ovviamente lo facciamo bagnando. Ecco qua, ha fatto toc. Nodo bello fissato e non c'è pericolo che scappi. Come vedete, l'esca sta meglio in un modo che dall'altro. In questo modo l'esca non andrà a cavallarsi con la lenza madre. Dunque ragazzi, grazie a tutti per la visione, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, lasciatemi qualche commento qua sotto se avete bisogno di altri tutorial. Per questo video è tutto, direi quindi ciao a tutti!